Giornata calda in tutti i sensi sotto la prefettura di Genova. Alle 11 il Genoa Social Forum fa il suo ingresso per trattare col capo della polizia De Gennaro le limitazioni in vista del G8. Poco dopo arriva il corteo spontaneo, improvvisato, non autorizzato di Rifondazione Comunista e dei centri sociali. L'obiettivo, dicono, è lo stesso: dimostrare la libertà di manifestazione trattando proprio al primo piano della prefettura, invece attuandola direttamente in piazza. Io dico che se siamo qui è perché abbiamo scelto la linea del dialogo, pensiamo che questo possa essere costruttivo. Ovviamente non dipende solo da noi. Con un atteggiamento di apertura, Vittorio Agnoletto, portavoce del Genoa Social Forum, si è presentato all'incontro con De Gennaro, ma anche con idee chiare e posizioni irremovibili sulle richieste di base del GSS. Possibilità di raggiungere Genova, quindi la questione delle frontiere, le stazioni aperte, i caselli autostradali aperti, gli spazi per i dibattiti, per il Global Forum e poi la questione della zona gialla noi non la possiamo accettare. La trattativa, anche se tutti hanno sempre preferito parlare di confronto, è stata lunga in due tempi. Il primo è durato fino alle 3, ovvero 4 ore, fino a una pausa di 3/4 d'ora, durante la quale nessun interlocutore ha voluto rilasciare dichiarazioni. Ripresa alle 16, la riunione è terminata poco dopo le 18, così. Noi usciamo da questa riunione moderatamente soddisfatti, anche se rimangono delle questioni che per noi sono gravi. Innanzitutto è stato fatto un passo avanti fondamentale relativamente all'accoglienza. C'è la possibilità dell'accoglienza nelle scuole, nelle palestre, negli stadi e probabilmente anche in altri luoghi gestiti da altre istituzioni. Da domenica 15 luglio ci pare di poter dire che potremo usare anche la zona di Marassi, ma non lo stadio.